tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto molto particolare perché è in collaborazione come ogni mese con il gruppo di Facebook The Colors of YouTube. Sapete tutti che il gruppo è stato ideato da Antonella e da Azzurra e che ogni mese facciamo una collaborazione con un tot di persone e per questo mese Antonella ha deciso di fare i prodotti per la vita per quanto riguarda il beauty. Prima di iniziare vi dico che giù nell'info box troverete tutto scritto, tutti i canali che partecipano, quindi tutte le ragazze che partecipano, e la pagina di Facebook e anche se ci sono i loro profili di Instagram, ve li metterò giù nell'info box. Allora, lei ci ha detto diciamo di mettere i prodotti beauty che noi amiamo e quindi automaticamente ricompriamo tutte le volte che finiamo questo prodotto. Io vi ho anche portato, diciamo, le prove che utilizzo queste cose e quindi ve li volevo far vedere. Per prima cosa inizierei proprio dalle salviettine scrubanti. Queste sono le salviettine della Kiko, dove vi faccio vedere finito, iniziato e nuovo. Allora, queste sono le salviettine scrubanti. Che utilizzo tantissimo. Allora, io super giù 2 volte a settimana faccio lo scrub sul viso, quello normale della Garnier, ma delle volte mi capita prima di truccarmi di vedere o di sentire proprio al tatto una parte ruvida nella zona T, vicino al naso e nella fronte. Sinceramente è una cosa che non sopporto e quindi cosa faccio? Prima di mettere fondotinta, di truccarmi in generale, utilizzo queste salviettine. Allora, queste salviettine hanno una parte scrubante, quindi ruvida, dove fate un veloce scrub, e l'altra parte invece ha una parte idratante, dove lo passate e proprio sentite quell'idratazione che vi toglie, diciamo, quelle piccole pietruzze che, diciamo, vi lascia lo scrub quando lo fate. Sono ottime, io di solito li prendo scontate perché vengono sulle 6 euro e qualcosa, ma veramente quando ho la possibilità ne prendo 2-3, perché scontate veramente li potete prendere a occhi chiusi. Io, come vi ho fatto vedere, li conservo, ne compro 2 alla volta. Quando finisco già questa qua ne ricompro un'altra, così ho la scorta. E veramente sono ottimi, valgono i soldi che spendiamo, perché sono veramente buone, ve li consiglio tantissimo. Poi vi faccio vedere, scusate che lo pulisco perché c'è un po' di polvere, vi faccio vedere queste, o anche quelle piccole, ma vi faccio vedere queste. Queste sono le salviettine della Wycon. Queste sono quelle, tra virgolette, vecchie che avevo prima, e queste sono quelle nuove che ho appena comprato. Allora, e vi faccio vedere anche il pacchettino piccolino, per dirvi che mi piacciono. Allora, queste salviettine sono ottime. Io di solito la sera mi strucco con il panno di Sephora e una saponetta normale. Lavo il viso con la saponetta, con questo panno, e il mio struccaggio è quello. Ma se torno a casa tardi, sono stanca e non mi va di struccarmi, eccetera, eccetera, quelle rare volte, utilizzo queste salviettine. Sono veramente ottime. Tolgono di tutto e di più, anche waterproof, perché mi è capitato avere il rossetto liquido sulle labbra e me l'ha tolto. Sono veramente fantastiche. Adesso non ci sono più con questo disegno, ma sono queste qua nere. Infatti queste erano messe nella postazione perché sono come riserva. Sono ottime, non ricordo il prezzo, se non mi sbaglio in qualche video ho visto che hanno aumentato i prezzi e questo mi dispiace, ma veramente sono delle ottime salviettine. Poi vi faccio vedere un prodotto che avevo fatto il video, ma purtroppo si è cancellato, quindi è inutile rifarvi il video di Kiko per quanto riguarda prodotti solari, perché ormai è passato un bel po'. E vi faccio vedere questo. Ovviamente di tutto quello che vi sto facendo vedere ne vedete 2-3, perché se una cosa mi piace la ricompro. Allora, vi parlo di questo prodotto. Ovviamente questo è un gel dopo sole, viene utilizzato proprio dopo che avete preso il sole, tornate a casa, vi fate una doccia e utilizzate questo. Veramente vi rinfresca la pelle,
di una cosa pazzesca. E questo gel all'aloe, che è un rinfrescante, lenitivo, e dà quel profumo, ma un profumo veramente che si sente a tot chilometri di distanza. Cioè io quando in estate tornavo dal mare, ci facevamo la doccia e mettevo questo, io dopo non utilizzavo nemmeno il profumo perché già questo mi sprofumava tutto il corpo, quindi era fantastico quell'odore proprio che ti dà, mi strapiace, infatti ne ho fatto anche scorta perché veramente mi ci trovo bene. Allora, per continuare, per quanto riguarda il beauty, vi faccio vedere questo che sono che è la crema corpo nutriente alla vaniglia nera. A me piace tantissimo che quando mettono questi prodotti a 1 euro io li acquisto perché sinceramente sono ottimi. Io ve ne ho fatto vedere uno che già l'ho finito e mi sono rimaste queste due che avevo acquistato e quindi lo utilizzerò questo inverno perché mi piace tantissimo la vaniglia nera per quanto riguarda l'inverno, per la profumazione che dà al corpo mi strapiace tantissimo, mi dà quella sensazione di proprio d'inverno e mi piace e quindi questa. Io però compro queste qua quando li vendono ad 1 euro. Perché capita tipo quando fanno degli sconti e li mettono ad 1 euro e sono 50 ml di prodotto, quindi è buono. Allora, un altro prodotto che vi faccio vedere è questo. Questo è il roll-on per quanto riguarda le ascelle, quindi deodorante per quanto riguarda le ascelle. Questo è quello che sto utilizzando ed è fermo qua, non so se si vede con l'ombra. E questo invece è quello nuovo. Allora, io questo lo adoro sinceramente. Oltre che mi sento bella, fresca e tutto, ma l'odore persiste tantissimo. Specialmente in estate dove diciamo si suda tantissimo. Tramite questo io non sento nessun odore. Assolutamente. Sapete quell'odore? Mamma mia, quello lì puzzano le ascelle. No, assolutamente no. Questo io lo sentivo, specialmente quando faccio il tapis roulant e tutto, quindi sudi, e poi io mi devo per forza sedere perché mi gira la testa, poi io stanco anche, diciamo, facendo una camminata e mi siedo, tipo, delle volte si siede accanto a me mio figlio e gli ho detto, no Andrea, non ti sedere perché faccio puzza, mi sto riprendendo e poi mi fa, no mamma, dice, non si sente niente, proprio veramente questo prodotto è ottimo, infatti lo ricompro sempre e ai miei figli ho comprato quello, la parte maschile, se non mi sbaglio è blu, perché quando lo vedevano, siccome gli piaceva l'odore, si volevano prendere il mio, ovviamente essendo una cosa abbastanza personale, gliel'ho comprato anche a loro, gliel'ho messo in posti diversi proprio perché sono maschi. Che si ci può fare? Andiamo avanti e vi faccio vedere un prodotto che ho utilizzato e che mi è piaciuto tantissimo, che l'ho dovuto ricomprare. E vi parlo di questo prodotto qua, che ce l'ho sigillato, ed è un balsamo labbra e un burro cacao. Io ne ho tantissimi qui nell'espositore. Aspettate. Qui nell'espositore ho tantissimi balsami labbra della EOS e di tante altre marche, ma il migliore in assoluto è questo, che ovviamente questo è ancora sigillato, infatti l'ho lasciato dentro lo scatolino proprio perché è sigillato, è questo. L'ho pagato sulle 7 euro se non mi sbaglio. No, non c'è scritto qua. Comunque l'ho pagato sulle 7 euro e sinceramente se voi avete problemi come me che l'esposizione al sole vi causa l'herpes o altre cose, questo è ottimo. Io vi faccio vedere proprio, l'ho finito fino veramente all'osso, sia questo che questo. E l'ho lasciati perché l'ho messi qua nella postazione perché con il pennellino voglio prendere l'ultima parte perché mi secca, diciamo, buttarlo visto che veramente mi sono trovata benissimo. Quando finirò tutti i miei balsami labbra, oltre che questo lo tengo per scorta perché di più in estate ho questo tipo di problemi, quando finirò i balsami labbra comprerò solo ed esclusivamente questo. Infatti quando mio figlio, diciamo, ha avuto dei
dei problemi ultimamente perché gli viene tipo una specie di tramontana, quindi gli gonfiano le labbra, bellissimo, mio figlio ha delle labbra stupende, e gli fa il contorno labbra come se fosse tipo tatuato, ed è fantastico, e quindi glielo sto comprando perché non gli posso utilizzare il mio, glielo sto comprando per tenerlo nel... cioè che se lo tiene diciamo in tasca così lo può utilizzare lui stesso. È veramente ottimo. Io come balsamo labbra di tanti tipi ne ho provati, ma questi sono i migliori in assoluto, veramente. Allora, adesso vi faccio vedere questo che è il mascara di Essence. Questi sono quelli sigillati, infatti li tengo da questo lato e questo è quello che sto utilizzando in questo momento. Lo metto qua perché quelli sono messi da un'altra parte proprio perché non li sto utilizzando. E questo è il mascara, quello bianco di Essence, che dà volume. Io lo utilizzo prima di mettere il mascara nero. Quindi metto questo, aspetto un paio di secondi e poi metto il mascara nero. Mi volumizza le ciglia, li allunga sinceramente perché proprio si vede la lunghezza delle ciglia. E a me piace tantissimo il volume che dà. Mi strapiace tanto, infatti, essendo che l'avevo provato questo, che l'avevo comprato, se non mi sbaglio, qui a Catania, ho fatto un ordine da Cosmetic For Less, se non mi sbaglio, eh? Sto dicendo delle cavolate, tanto avete visto i video, e li ho comprati altri due, perché sinceramente avevo paura che questo andava, diciamo, nelle cose tolte, perché molto spesso Enzo è Enzo. Molto spesso Enzo. Nominato mio nipote, vabbè. Molto spesso Essence toglie alcuni prodotti che sono ottimi e mette delle ciofeche, ma ho voluto fare scorta proprio per questo motivo. Quindi questo mascara veramente prendetelo a occhi chiusi. È fantastico. Poi volevo farvi vedere questi prodotti. Vi faccio vedere questi e poi i due prodotti labbra perché sono uguali. Allora, questi sono gli ombretti stilo della Kiko, dove ho preso il numero 28 e il numero 31. Queste sono in edizione limitata. Vi faccio vedere che è uguale. Lo rimetto qua perché questo è nuovo. E poi ho preso un altro panna, vedete, è uguale. Questi sono gli ombretti in crema di Kiko. Questi sono l'edizione limitata, ma sinceramente tutti gli ombretti di Kiko, questi qua in stilo, sono ottimi come base ombretto. Io li utilizzo tantissimo, specialmente questo è il mio preferito perché lo utilizzo con un ombretto e faccio dei look veramente ottimi. Questo invece è color panna, proprio per uniformare il colore della palpebra e sinceramente mi strapiacciono. Io questi li ho presi scontati. Perché di solito gli ombretti stick costano sulle 6,90 euro, ma molto spesso Kiko li sconta e li mette a 3,90 euro. Comprateli, sono ottimi, veramente come stesura, come applicazione sugli occhi. Potete anche uscire, mettete questo e andate via, perché il colore è veramente buono. Vado veloce perché ho altre due cose da farvi vedere. Come vi faccio vedere queste, che sono le matite per le labbra di Kiko. Queste le ricompro, io vi faccio vedere queste tre perché sono quelle che ho qui proprio in numeri, ce l'ho qua dentro, e sono le matite labbra per quanto riguarda le Kiko, sono ottime, veramente ottime. Queste sono le mie preferite. Queste io le ho utilizzate in un matrimonio, ho contornato le labbra e poi ho messo una tinta labbra. È rimasta fino all'ultimo minuto. Siccome questa la sto per finire, già ho ricomprato la sostituta. La stessa identica cosa, quindi idem con patate, queste due, che sono le Automatic Precision Lip Liner. E questa è la Crayon, mamma mia, questa è l'Everlasting Color Precision Lip Liner. Quindi sono delle Precision Lip Liner. sono ottime. Ottime, veramente. Queste sono delle matite che dovete avere.
Non vi faccio vedere quelle della Essence perché ho buttato la mina, quindi non vi posso far vedere che ho la sostituta, perché volevo fare proprio il video per farvi vedere che ho acquistato due volte lo stesso prodotto. Quindi queste matite di Kiko sono fantastiche, compratele. La stessa cosa quelle di Essence, però non ce l'ho qua, quindi è inutile. Un'altra cosa che vi faccio vedere, che vedrete doppia, boom, è questo, ed è il Prime and Poreless di Too Faced. Vi faccio vedere questo perché è quello che ho utilizzato, ed è la cipria, questa qui di Too Faced, come vi ho detto, ed ha uno specchio, il piumino, e qui ha la cipria. È fantastica, io l'ho utilizzata proprio ed esclusivamente per il matrimonio. Vi faccio vedere che qui c'è anche l'altra. Se riesco ad aprirla, aspettate. Qui c'è anche l'altra. Non me la faccio vedere qua. E quindi sono due. L'ho utilizzata per il matrimonio, per un matrimonio, e sinceramente mi piaceva l'effetto che mi aveva fatto sulla pelle. Era un effetto veramente ottimo. Quella cipria, non, io avevo paura che c'era quel flashback che vi fanno certe volte alcune ciprie, perché avevo paura che il fotografo, quando faceva la foto, c'era quel riflesso antiestetico veramente che fa ribrezzo. E invece, e quindi ho voluto, scusate, quindi ho voluto utilizzare questa perché ne ho sentito parlare benissimo. Quando poi ci sono stati gli sconti, visto che era un'ottima, è un'ottima cipria e tutto, quando ci sono stati gli sconti, ho voluto prendere anche la sostituta perché se finisce questa, almeno quella là. Questa la utilizzo in occasioni particolari, tipo quando ci sono delle cerimonie e quindi quando devo fare delle foto. Preferisco utilizzare questa perché mi sento molto ma molto più sicura. Adesso per finire vi faccio vedere l'amore della mia vita. L'avete visto in vari video, c'è chi parla tantissimo di questi prodotti. Ovviamente volevo anch'io parlarvi di questo prodotto. Antonella ne ha le tasche piene perché glielo nomino in tutti i miei video e vi sto parlando di questo. Questo è il mio profumo, questo è il profumo della Iodema ed è l'imitazione di Dolce & Gabbana ed è l'imitazione The One di Dolce & Gabbana. Questo è fantastico. Io esattamente a più di 10 anni che lo utilizzo e compro e ricompro sempre questo. Vi faccio vedere che ce l'ho qui, l'originale. Che sarebbe questo. Questo è il Dolce & Gabbana e questo, vedete quando ne ho utilizzato pochissimo, e questo ve lo faccio proprio vedere perché voglio essere sincera in tutto e per tutto, è il tester, ve lo avvicino, non so se si vede, è il tester che viene dato alle profumerie. Io questo me l'ha regalato mia sorella perché un suo amico vendeva, aveva chiuso il negozio dove, come si dice? Una profumeria, scusate, non mi vengono le parole. Aveva chiuso questa profumeria e vendeva tutti i tester, ovviamente originali, di tutti i profumi più particolari. Io, avendo preso questo qui della Iodema, mia sorella mi ha voluto regalare per il mio compleanno quel profumo, ma sinceramente, e devo essere sincera, questo della Iodema è migliore proprio 10.000 volte di più di quello. Questo persiste, rimane sui vestiti. Quando io cammino mi chiedono tutti: ma è il The One Dolce & Gabbana? Io dico sì, certo, invece è questo. Quando ho preso la mia nipotina quando era piccolina ed era avvolta nella coperta, ovviamente avevo il mio profumo, quando la ridavo a mia nipote e veniva a casa qualcuno e le faceva: per caso c'è stata da Stefania? Dice sì, si sente dall'odore. Proprio questo profumo si sentiva dappertutto. Infatti questo profumo, cioè, gli devono togliere il nome Sophisticate ma mettere Stefania perché è il mio profumo. Antonella lo sa, gliel'ho detto, ho cambiato profumo, ci sono stati 2 giorni che ho utilizzato un altro profumo, mi è venuto anche mal di testa dall'odore che emanava quel profumo. Questo è il mio personale, è mio. Sapete quando
avete quel profumo che vi sentite vostro, come se vi appartiene. Questo è veramente il mio. Come vi ho detto, ha più di 10 anni che lo utilizzo, perché una volta sempre mia sorella aveva portato dei campioncini perché sua cognata vendeva questi tipi di profumi e ha portato questi campioncini. Ho sentito veramente 25-30 odori, ma questo è quello che mi è rimasto di più impresso. Io gli ho detto no, è questo qua. Mi è venuto persino mal di testa con tutti quei profumi che ho sentito. L'odore era questo è il mio profumo e questo io l'ho ricomprato per 10 anni, quindi pensate quante volte ho ricomprato questo profumo. È fantastico, veramente fantastico. Bene, io credo di aver finito, vi ho fatto una chepa tenta. Allora, io spero che i miei prodotti vi siano piaciuti. Scrivetemi un commentino qua sotto, ditemi se vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti, se li avete utilizzati o non li avete utilizzati. Io ovviamente vi ho portato anche le prove per farvi capire che se utilizzo un prodotto e mi piace quel prodotto lo ricompro. Ovviamente avrei anche tantissimi altri prodotti come le beauty blender o altre creme e tanti altri prodotti veramente, ma non volevo un video lunghissimo e quindi ho preso, diciamo, l'essenziale. Non so, ditemi voi cosa ne pensate di questo video. Ovviamente ringrazio Antonella e Azzurra per avermi fatto partecipare anche per questo mese per quanto riguarda questa collaborazione e ringrazio tutte le ragazze che hanno partecipato a questa collaborazione. Io come sempre vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!